Buona domenica e bentornati a questo appuntamento con le novità a fumetti della settimana. Una settimana, devo dire, non eccessivamente ricca di novità, però un bel po' di spillatini se non altro. Ma prima di iniziare vi ricordo come sempre che ho aperto un gruppo Telegram per parlare di fumetti tutti insieme. Venite a trovarci, so che non sono presentissimo, ma se mi taggate in genere appaio. Ecco, magari non lo fate alle 18 quando sono in live su Twitch, perché poi mi irrito, vengo e vi rispondo male e vi dico: ma invece di parlarmi qui venite in live! Comunque, a parte questo, iniziamo come sempre con la DC. Non moltissimi fumetti in realtà, e me ne sono anche scordato uno in fumetteria perché non l'ho aggiunto in casella, il secondo numero di Inferno sulla Terra, se non sbaglio, ma vabbè, lo recupererò settimana prossima. Comunque, novità importanti, cominciamo con il numero 6 di Justice League, che è oggettivamente un ottimo punto di inizio se volete leggere la Justice League. Ora, come sempre, lo sapete, per quanto mi riguarda, se non siete super fan, varrebbe comunque la pena di aspettare il cartonato italiano. Però, in questo numero, inizia la nuova run della Justice League con il nuovo scrittore regolare Robert Venditti. Inizia qui la saga L'invasione dei Superman con il nuovo super nemico, l'Eradicatore. All'interno troviamo gli episodi 40 e 41 di Justice League. I disegni sono nel primo episodio di Doug Mank e nel secondo di Aaron Lopresti. Interessante e, come ho già detto, se volete iniziare a leggere la Justice League, questa è l'occasione ideale. Ma passiamo oltre con il numero 16 di Superman. All'interno, anche in questo numero, due episodi tratti da Superman Man of Tomorrow, la serie pubblicata direttamente in digitale da DC in America. I testi sono anche qui di Robert Venditti, mentre i disegni di Paul Pelletier. Come ho già detto, questa serie non è ambientata nella normale continuity della DC, e quindi boh. In ogni caso, in appendice al volume troviamo anche una storia breve tratta dal settimo numero di Superman World of Tomorrow, scritta da Dave Wielgosz, che non ho idea di come si legga, e disegnata da Yasmin Putri, così, tanto per. Ma proseguiamo con il sesto numero di Batman Superman. All'interno troviamo l'episodio 7 di Batman Superman, più lo speciale The Infected Deathbringer. I testi della prima storia sono di Joshua Williamson, con i disegni di Nick Darrington. La seconda, invece, è di Zoe Quinn, con i disegni di Brent Peoples. Come potete immaginare dalla copertina, Batman e Superman si troveranno ad avere a che fare con Ra's al Ghul e il generale Zod, che hanno dei piani abbastanza oscuri per la città di Kandor, di cui sinceramente non ho idea quale sia in questo momento lo status quo nell'universo DC. Per quanto riguarda il secondo episodio, invece, ancora una volta, supereroi infettati dal malvagio Batman che ride. Ma con questo abbiamo concluso la DC, passiamo alla Marvel. Anche qui non moltissime uscite, abbiamo intanto il sesto numero di Wolverine. All'interno un singolo episodio di Wolverine, il numero 4 della serie americana. Continua lo scontro con i vampiri e Omega Red, testi ancora una volta di Joshua Percy, disegni di Victor Bogdanovich. Devo dire che sto un po' indietro con la serie di Wolverine, ho iniziato a rileggermela e non mi convince al 100%, almeno la prima saga. Vedremo questa seconda come si evolverà. Appena la finisco, l'appuntamento è il venerdì su Twitch, alle 21, che magari ne parliamo un po'. Poi, numero 8 per Marauders, ancora X-Men, storia del terribile Jerry Duggan, disegni di Stefano Caselli. Protagonista, questa volta, il corpo defunto di Kitty Pryde, che non si riesce a riportare in vita. Riusciranno questa volta a farcela? Boh, chi lo sa? In ogni caso è Jerry Duggan e non ci perderei altro tempo. Ma proseguiamo con un volume Marvel, ovvero il secondo di Excalibur, ancora X-Men di Hickman, è scritto da Tini Howard con i disegni di Marcos To e Wilton Santos, le avventure del nuovo strano gruppo di X-Men che fa cose. Abbiamo Jubilee, quella che era Psylocke che adesso è Capitan Britannia, credo, Gambit Rogue e Richter. I personaggi mi piacciono anche. La storia del precedente volume non mi aveva convinto particolarmente, speriamo in meglio per questo. Non so sinceramente se ve ne parlerò in un colazione a fumetti, sinceramente ne dubito, per cui quando lo leggo anche qua ci vediamo in live magari. Ma proseguiamo, lasciamo la Marvel e passiamo a Salda Press con i soliti spillati delle serie tratte dai film, ovvero Alien vs Predator con il numero 42. All'interno troviamo i numeri 3 e 4 di AVP Più Forte del Sangue. La testata è in realtà semplicemente quella di Aliens ribrandizzata, che comunque ritorna al titolo normale, con il prossimo numero che fra l'altro comprenderà la versione a fumetti della sceneggiatura originale di Alien. Interessante, e poi ci sarà pure un numero extra a dicembre, insomma.
ci vediamo a dicembre. Per quanto riguarda invece Predators numero 25, troviamo la seconda parte dell'adattamento del film Predators di Paul Tobin e Victor Druginiu. Il film, ricordo che l'ho visto al cinema, non mi era dispiaciuto, sinceramente di questa serie non mi interessa così tanto. In ogni caso, nel prossimo numero c'è il sequel del film a fumetti. Ma passiamo ora ai manga. Iniziamo con Panini Comics e con una novità che non aspettavo affatto, ma che ho preso più per ridere che per altro, ovvero il primo numero di Nanae Kaoru Black Label. Ah, ero così contento che Nanae Kaoru era finito che non ho potuto esimermi dal comprare il primo numero. Ora gli ho dato una sfogliata e sembra esattamente la serie vecchia, ma con più sadomaso e più inutilità, diciamo, hard. Sì, forse. Ora, io lo leggo anche, ci provo, ma so che non mi piacerà e questa volta, vi giuro, non vado avanti a fare questa serie. Già mi sono beccato tutti i numeri precedenti e questa bellissima opera di Ryuta Amazume non è proprio il mio genere. Comunque, passiamo oltre con il sesto numero di Drifting Dragons, il fumetto di Taku Kubawara, che devo dire mi piace sempre, bellissimi disegni, storia piacevole. Forse non va un po' da nessuna parte, però un manga che vi consiglio, quantomeno di dargli un'occhiata. Ma decisamente più importante, la grande serie con il ritorno fondamentale di Masashi Kishimoto, numero 5 di Samurai 8, con cui si chiude la serie, perché in Giappone è stato un grosso flop. Volendo esiste anche la versione con cofanetto che contiene il numero 5 o la versione con cofanetto che contiene la serie intera. Io mi sono preso la versione banalmente senza cofanetto, che non avevo voglia di buttarci altri soldi. Devo dire che non è che mi facesse schifo la serie, la trovavo anche carina come shonen, però in Giappone non ha preso. E vabbè. Ma passiamo a Star Comics. Ora, qui c'è il manga più interessante di questa settimana, ovvero Olympia Cyclos, manga stranissimo di Mari Yamazaki, che è l'autrice di Terme Rome. Terme Rome è un manga divertentissimo, stranissimo, particolarissimo. Spero che questo ne valga almeno la metà e già sarei soddisfatto. Disegni piacevoli, particolare. Se in Terme Rome un romano finiva nel Giappone odierno, qui un antico greco finirà alle Olimpiadi di Tokyo, quelle del 64. Sono stracurioso di leggerlo. Poi torna Summertime, Rendering. Devo dire che mi aveva preso molto questo fumetto, ma adesso non ho tutta questa voglia di leggerlo. Devo recuperarmi ancora un paio di numeri vecchi. Non lo so, questo effetto il giorno della marmotta forse mi ha un po' stufato. Però Yusuke Tanaka, belli disegni. In realtà il fumetto in sé mi piaceva, dovrei decidermi a leggere i numeri che ho indietro. Poi abbiamo il numero 10 di To Your Eternity di Yoshitoki Ohima. Molto bellino, molto diverso dall'opera precedente. Come ho già detto, mi piace il fatto che non ci siano coprotagonisti fissi, ma l'opera vada avanti nel tempo, dato che il protagonista è immortale. Carino. Chiudiamo con Star Comics con il numero 22 di Jojolion, Reedy. Che ci volete dire? Continuano le bizzarre avventure di Jojo con il 22esimo numero della 8ª serie? Penso. È sempre lui. Anatomie fuori di testa, disegni sempre molto bellini, a mio parere, una serie che non ci si può far sfuggire e magari leggetevelo Jojo. Ma passiamo a J-Pop, con il quarto numero della sbrilluccicante Land of Lost Rose, un manga visivamente molto 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 strano. Devo dire che non mi dispiace, mi piace questa strana iconografia sul buddista strambo. Vi consiglio di dargli un'occhiata, magari sì. È di Haruko Ichikawa ed è un manga, come ho già detto, strano, però piacevole. Poi, numero 18 per The Promised Neverland. Devo dire che tutti i commenti su quanto faccia schifo il finale mi hanno strappato la voglia di leggere i numeri, e infatti credo di non aver letto gli ultimi due anche qui, però dovrei decidermi a farlo. Non mi ricordo fra l'altro quanti numeri mancano alla conclusione, non credo molti, perché comprarlo non lo so, visto che tutti ne parlano malissimo. A sto punto aspettate il finale e vi darò la mia opinione, forse, non lo so. Poi, ultimo manga uscito questa settimana, Comic Can't Communicate 2. Il primo numero mi è piaciuto un sacco. È scritto da Tomohito Oda, la protagonista è una ragazza super timida con problemi di comunicazione che non riesce fondamentalmente a parlare con gli altri. È una comedy super divertente, non vedo l'ora di leggermi anche questo numero. E se vi chiedete perché non ho letto nulla dei fumetti usciti questa settimana, è perché li ho comprati venerdì e sto registrando questo video sabato mattina e fisicamente non ho avuto tempo nemmeno quasi di sfogliarli. Olè! Comunque questo ve lo consiglio,
E vi ricordo che se siete interessati a questo o agli altri fumetti e volete aiutarmi a mandare avanti il canale, trovate il link in descrizione su Amazon per aiutarmi a sostenerlo. Ma non è finita qua, perché abbiamo qualche recuperino che ho fatto. Il primo è sempre J-Pop ed è il quarto numero di Goblin Slayer. Bellino, questo sono riuscito a leggerlo e mi diverte come sempre, e trovo anche carino il fatto che il protagonista si stia evolvendo piano piano in un personaggio più tridimensionale di quello che era all'inizio, anche se decisamente continua a rimanere sulle sue. Fra l'altro questa settimana dovrebbe essere uscito il 9, però non l'ho comprato perché li compro piano piano. Poi torniamo un secondo a Salda Press, mi sono preso Walking Dead speciale Negan è vivo, con un'avventura extra di Negan. Questa versione brossolatina costa 2,90€ e quindi ci stava, fortunatamente almeno per questo non hanno scelto di farlo direttamente in cartonatone, meno male. Chiudiamo però con un mega artbook che ho anche qui recuperato, ovvero Slam Dunk 2 Illustration Plus. E no, non è la versione italiana di Panini, come potete vedere è l'edizione francese. Ora, qual è la differenza? Non ho visto quella Panini. Questa è comunque cartonatona con sovracoperta. All'interno c'è una cartolina omaggio. La parte più francese è probabilmente la fascettona. E poi di francese all'interno del volume si trovano soltanto la brevissima postfazione di Nue, questa, e l'elenco di quali sono le tavole originali. Quindi, a mio parere, vale assolutamente la pena comprarsi l'edizione francese. Io vi lascio comunque il link Amazon in descrizione, però tenete conto che purtroppo è esaurito su Amazon. Quando mi è arrivato ce n'erano tipo ancora due e nel corso della giornata sono sparite entrambe. In ogni caso, quello che vi suggerisco è magari di farvi mandare una notifica se torna disponibile, oppure aspettare gennaio e comprarvi la riedizione Panini, che costerà comunque sempre 50€, e fra l'altro su anteprima c'è scritto che sarà brossurato. Ora, magari è semplicemente un errore. Tra l'altro anche su Amazon questo c'è scritto copertina flessibile, ma decisamente non è flessibile. Quindi, boh. In ogni caso, con questo è davvero tutto. Io vi ringrazio di aver seguito il video. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo, e se volete seguitemi sul mio canale Telegram, dove vi mando io direttamente una notifica ogni volta che pubblico un video nuovo o che vado online in live. Poi ho anche una pagina Instagram e ovviamente il canale su Twitch, in cui faccio live quasi tutti i giorni. In particolare la domenica monto dei Gundam e vi aspetto per chiacchierare insieme mentre lo faccio. In ogni caso, con questo è davvero tutto e noi ci vediamo al prossimo video.